Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicocco di giovedì 24 agosto 2023. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Questo bellissimo complimento che Gesù rivolge nel Vangelo di oggi a Natanaele non deve distrarci da una considerazione più grande. Infatti quest'uomo elogiato da Gesù perché è autentico e senza maschere è lo stesso che un istante prima aveva affermato in maniera pregiudizievole: «Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?». Il Vangelo lascia volutamente lo stridore di questo doppio aspetto di Natanaele per ricordarci che è già una fortuna vivere senza maschere, ma non basta per dire di vivere e pensare in maniera giusta. Egli, ad esempio, dovrà abbandonare i suoi pregiudizi e accorgersi che colui che sta per conoscere non solo viene da Nazareth, ma è anche la risposta alle attese di ogni uomo. Bartolomeo Natanaele è così il santo protettore di quelli che dicono: «Io non riesco a fingere, sono così come mi vedi», e che se da una parte dicono la verità, dall'altra però devono smettere di credere che basti essere sinceri per dire di essere anche dalla parte giusta della verità. Ben vengono i sinceri, ma siano disposti anche loro ad accettare di convertirsi. Se per gli altri la conversione consiste nel cominciare ad essere sinceri, per loro invece consiste nello smettere di autocompiacersi della loro sincerità. Infatti la sincerità senza l'umiltà di ravvedersi non è una dote, ma una forma di superbia. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.